Facciamo vedere i regalini? Partiamo dai miei. Questo è il primo regaluccio che mi ha fatto la Marzia, ovvero la bimba Yotsuba del manga Yotsuba E. Davanti e dietro è grossissima, è enorme, io la adoro perché mi fa morire da ridere. Grazie mille Emanuel 3E. Il secondo è uno che ricercavo perché vorrei finire questa wave, questa collezione di Funko Pop dedicati ad un manga anime in particolare. Credo che ora me ne manchi solo uno, forse, di questi. Quello con i baffi, che costano Esatto, uno stonfo. che è un po' andato esaurito. Il secondo è questo, il Funko Pop di Alphonse versione Di speciale. Alfonso. Questo è speciale Japan Expo 2019 di Alphonse con i gattini. Molto 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 figo. Pesantissimo, questi Sono i pesi, sì, però Funko sono di ferro. è di ferro, è lui. Sì, ha fatto il Funko Pop di ferro. Amante dei pop, mi piacciono, sì, mi piacciono i Funko Pop. Abbastanza. Una cacata. Allora, dietro a questo c'è un pochino di storia. Nel senso che la Marzia pensava... Pensavo fosse un bel librone. Hella hella Questi hella! Hella hella hella! non vanno scritti, vero? Come no? È una Perché ti sta bonaccia. sul cazzo? No, non capivo. Vabbè, dai, fai vedere sto librino. Praticamente la Marzia cosa si aspettava da questo Un librino? volume normale, così normale, come tanti altri. È arrivata una cartolina. Com'è normale? Ma no, però veramente, ero ti Che coglioni. brutta parola, normale. Nel senso come tanti, tutti quelli che ha un artbook di dimensioni normali. Standard. Standard. Invece... È arrivato Ma che questo. cazzo ti ridi che hai detto che te lo saresti comprato? Ora lo brucio, eh. Ci faccio accendere il camino a mio nonno, visto che... Visto che Che ti fa schifo. non mi fa schifo. Kirio, escumo, lo sfondo, schermata, blocco. Che cazzo di lingua è, Zelix? Un altro? Kirio, escumo, lo sfondo, schermata. No, questi sono Vedi che non sono tutti follower. così. Vogliono vedere il mio salvaschermo. Volete vedere anche il mio? Marzia, cos'è la normalità? Oddio, ma che coglioni. È lo stare con te la normalità. Proprio quello. Proprio quello. Beh, è una domanda... È una brutta parola dire No, normale. ma è una domanda legittima. È una domanda legittima. Semplicemente vuole sapere No, che cos'è per volete te la farmi normalità. No! tirarmi per il Ma culo? perché ti senti sempre attaccata? Perché fanno così? No, lui vuole sapere la tua definizione di normalità. Tutto qui. Penso sia la definizione di tutti. Eh No, sì. invece Per non è detto, assolutamente. te cos'è normale, per esempio? La normalità per me è la noia. Per me no. Hai fatto uso di stupefacenti mai? No. Mai? Mai. C'ho paura, Cioè, ti sei fatta manco una canna. Sì, vabbè, quella sì. Sono andata in paranoia tutte le volte e basta. Non fanno per me. Vado bene così, senza stupefacenti. Oh, sembra di essere a scuola quando un bambino sbaglia la parola e tutti ridono. Hai rotto il cazzo, Ma rizzo eh? solo io, mica tutti, eh. Cioè, Eh? forse un pochino ridevano, ma... Ma loro non li vedo e non posso dire niente. Facciamo i regali. Cioè, Bocca al non gatto. facciamo. Facciamo vedere i regali. Altri regalucci che mi ha fatto la Marzia. Sì, al momento comunque scrivo gli articoli per Senpai Plus, che è la rivista di manga Senpai. Vi piace, ragazzi? Questa figlia di Cowboy Bebop. Vediamo un po'. Queste sono tutte le mosse che può fare. Adesso vediamo. Oh! Oddio, non capisco. Vedete? Allora, il viso non è proprio uguale uguale a lui, eh? Ascolta, allora non ti va bene mai un cazzo. Vabbè. In altre foto sì, aspetta. In altre E in foto. altre... Sono, non sono facce, Questa. sono foto. Ah, mettiamo quella. Ma ora non voglio fare Quella con danni, la Marzia. stizza in bocca. La nuova figure di Conan. La tua pancia. Che cazzo di verso era? Non lo so. È bellissima.
La adoro, ragazzi. Può fare mille pose anche questa, eh. Questa ora non la sta neanche a scartare perché si è vista fortunatamente anche da qui. Sì, Fons. Ah, regà. La Fenice di Tokyo Toys. Ha fatto solamente due palle con sta Fenice. Che censurata. Che me l'ho portata anche in casa, la Fenice. Infatti. E allora vado via. No, no, ma è solo per far vedere un attimo questa. Poi ci farò anche delle belle foto per farvele vedere meglio. Ma fatti i cazzi tuoi. Che merda, oh, ragazzi. E se non vuoi mai che mi facci i tuoi? Regali. Ah. Questo è bellissimo! Ecco, parla anche un pochino te. No, ragazzi. Io non parlo. E come si chiama questo, Mau? Dai, su, il tuo canale. Cuposket. Ma che Cuposket? Uniposket. Questo è la versione di Sailor Moon di Polly Pocket. Facciamo prima, così capiscono al volo. È bello? Devo aprirlo? È dai, più, lo apro. È più carino se lo apri. Non c'è niente. Crack. Fatti si vede così. Ti ho detto me ne vado. Riappaio. Dai, prossimo regalo. Il prossimo regalo che le ho fatto è Ellie di The Last of Us 2. Cioè proprio una tecnica. E io non vedo dove sono. La apriamo. Come vuoi. Così si vede meglio. Visto che non me l'hai fatta aprire ieri sera perché dovevamo aprirla qua. Visto che non te l'ho fatta aprire ieri sera che dovevamo aprirla qua. Cazzo, volevo vederlo. Ora la spacca, guarda, guarda là. Non spacco niente. Cosa ce la faccio? È vero. Cazzo. È entrata, cazzo. È vero, cazzo. Grazie, Kuzurius. Ce lo dicevi prima, forse era meglio, però. È bella, sì, il viso non è proprio uguale, però a me non dispiace, sinceramente. Il viso a me mi sembra. Mi sembra lei. C'ho qualcosa in un occhio. Ora il top regalo M. Cosa vuol dire? Non so, X-Shot commenta per la prima volta con M. Ah, vabbè, un commento a caso, sì, per sì, commentare. Sì, sì. Dai, questo parli te. Spiega, spiega. No, io non spiego niente, hai fatto te il casino. UF. Vabbè, fallo vedere almeno, fai qualcosa, cioè un minimo di utilità. Si vede questo? Allora. Artbook. Le ho regalato l'artbook di Akemi Takada, Anniversary, che è un artbook che cercavi, che comunque volevi, no? E tra l'altro volevo anche io da anni, perché mi piace un sacco, l'ho sempre voluto. Solo che c'è un problemino con quest'artbook. E andiamo a cercare il problema. Praticamente è usato, ovviamente, perché non si trova nuovo, è uscito tipo negli anni 90, chiaramente. No, ma guardate che bello, cara. Ci sono illustrazioni bellissime. Tra l'altro qui mi sa che c'è un segno di pennarello. Oltretutto, ma non è quello il problema. E già sarebbe un problema, ovviamente. Ma uno ci può passare anche sopra. Ma uno ci potrebbe passare genere. Sopra. Io no, ma un altro potrebbe passarci sopra. Se non che questo artbook è stato usato per fare i ritaglini. Vedete? Le finestre. Evidentemente ci giocavano dei bambini e ritagliavano l'artbook. Poi neanche ritagliate proprio le pagine, hanno ritagliato anche. Riesco. E il problema è che questa persona lo vende, cioè l'ha venduto, sì. Aspetta, perché c'è anche. C'è anche una pagina tagliata completamente, è vero. Una cosa. Si vede, no? Decisamente. Che c'è una pagina. Qua. Sì, sì. Lo so, l'immortale, e effettivamente io appena ho visto sta cosa gli ho scritto guarda, c'è questo problema, attendo il rimborso, semplicemente. Non ho chiesto altro, attendo il rimborso ieri sera direttamente quando abbiamo aperto i regali e stamattina mi ha fatto il rimborso. Che nervoso per questo qua. Il problema è quello spadaccioso, infatti, che non aveva detto nulla, perché se c'era scritto oh, ci sono pagine tagliate, uno decide se comprarlo oppure no con le pagine tagliate, ma nell'inserzione non c'era scritto nulla, infatti lui non ha detto una parola. Probabilmente lo sapeva, eh. O lo sapeva o no, a me non me ne frega un cazzo, lui non ha detto nulla, ha fatto il rimborso e zitto, quindi chi se ne frega, cioè nel senso è una storia
assurda da raccontare, perché effettivamente io non lo venderei mai. O al limite lo vendo scrivendoci c'ha questi problemi. Poi regalino bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ecco, questo è il regalo che le è piaciuto di più, che io ho preso così. No, di più no, però mi piace tanto. Va bene. Sì, sì, si vede. È troppo bello lui. È carino, e poi è puccioso, è tutto. Puzza un po', però è carino. Ma il puzzo è compreso nel prezzo, è assolutamente. Troppo bello lui, mi piace tanto. È molto carino, ma fai sentire un attimo com'è. È fluffy. Ragazzi, Lilo e Stitch è bellino come film. È uno di questi, dei carino. Fluffy Puffy. Fluffy Puffy Taffy Taffy. Si vede il marsupio? Ce ne sono altri tuoi? Allora, sì, me li ha regalati mio fratello. Tuo fratello ti ha regalato. Mi ha regalato questo. Questo, che potremmo anche portare in live qualche volta. Vediamo. Sì. Poi mi ha regalato questo. Questo è fighissimo. Il grande libro di... Che pezzo di merda. Bisogna dire Stephen King. Un po' per uno. Sì, quella lì è la chat, non è la fotocamera, Marzia. Ah, è pesante questo, eh. Ed è illustrato. No, voglio far vedere la prima pagina, che è fighissima. Si vede? Sì. Sì, molto molto bello. Ci sono delle illustrazioni bellissime. E ok. L'ultimo. E l'ultimo. In realtà poi suo fratello mi ha fatto un regalo anche a me, molto figo, che sono delle scarpe della Vans. Vans. Che è la mia marca preferita per le scarpe. Questo è un altro artbook della Disney. Ora, The Hidden Art of Disney Harley Early Renaissance. Ma no, non si vede. Ma si vede. Sì, fai vedere te che c'è più potenza nei bracci. Nelle braccia. Nei bracci. Se dico nei bracci. Bello, eh? Per i fan della Disney, questa è tanta roba. Aspetta però, scusa, ma doveva esserci... C'è più un minuto. No, a parte che è un'ora quella, però... Vero. Madonna, ma la Marzia, ma che cazzo fa a non dirne una giusta?